Bentornati a questa nostra nuova edizione, il nostro videogiornale con le principali notizie di oggi. Veneto, vaiolo delle scimmie, aumentano i contagi. La prima vittima italiana, un carabiniere di Scorzè. Il 50enne deceduto a Cuba, nella notte tra il 20 e 21 agosto, il primo caso riscontrato. Il numero di contagi è aumentato in una settimana di 52 unità, raggiungendo quota 714. Il Veneto è al quarto posto della graduatoria nazionale, 48 casi accertati. Ancora dal Veneto, Jesolo, scontro fra un bus ATVO e un'utilitaria. Gravissime, due ragazze, una è vicentina. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì, località balneare, fra un autobus dell'ATVO e una Lancia Y. In gravi condizioni, una ragazza di 22 anni residente a Mussolente, che si trovava a bordo dell'utilitaria insieme ad una giovane ucraina, che lei è rimasta gravemente ferita. Schio, caro bollette, lo sfogo dell'imprenditore Tony Costalunga. Di questo passo le aziende chiuderanno. Un video pubblicato sulla propria pagina Facebook mostra la fattura dell'energia elettrica di luglio 2021 di oltre 8.000 euro, superare i 34.000 euro nello stesso mese del 2022. Nello sfogo l'imprenditore parla del rischio chiusura di molte aziende. Previsioni in meteo 24-27 agosto, possibili precipitazioni tra venerdì e sabato. La nostra regione si trova in una posizione intermedia tra una depressione a sud-est con un nucleo sul medio-basso Adriatico e l'anticiclone subtropicale africano. La conseguenza meteo principale sarà un graduale aumento delle temperature con valori sopra la media, specie venerdì. Montecchio Maggiore, da Parigi a Dakar in Ciao, riuscita Mirko e Alice, la grande impresa. Ieri l'arrivo nella capitale senegalese. Mirko Targon e Alice Zanni della città castellana hanno percorso 4.601 km in 23 giorni. La mattina del 22 agosto alle 10.52 sono giunti davanti al monumento al Rinascimento africano nella capitale del Senegal. In molti li hanno seguiti sui social in queste settimane. Caltrano, domani l'ultimo saluto al giornalista Renato Angonese nel suo libro Il racconto della malattia. Caltrano, domani l'ultimo saluto al giornalista Renato Angonese, cultore degli sport invernali e delle sue montagne. Il cordoglio del suo amico Maurizio Boschiero e del direttore generale UL7 Carlo Bramezza. Pagina dell'Eco Nazionale, torniamo al vaiolo delle scimmie, la prima vittima italiana. Si tratta del 50enne Germano Mancini, comandante della stazione carabinieri di Scorzè, comune della città di Venezia. Dall'estero, Russia, ultimo saluto a Dugina. Oggi in Russia l'ultimo saluto a Daria Dugina, figlia di Alexander Dugin, morta nell'esplosione della sua auto sabato notte. Secondo quanto riporta la BBC, la funzione commemorativa si tiene presso il centro televisivo di Ostankino. Regionali Sicilia, Conte annuncia che il Movimento 5 Stelle correrà da solo Letta, si dice essere fatto. Giuseppe Conte su Facebook ha annunciato che in Sicilia i pentastellati correranno da soli, questo ha detto per dare riscatto e dignità a tutta l'isola. Lo sport, Serie A, la Roma vince ma perde anche Zaniolo, stecca Juve in casa Samp. Con i due posticipi del lunedì va in archivio anche la seconda giornata di campionato, Roma-Cremonese 1-0, Sampdoria-Juventus 0-0. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani.